Siamo al 1° gennaio e i pastori ci aiutano a rimanere nel clima del Natale. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino avevano udito, visto ed era stato detto loro dagli angeli. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose come se volesse capirle. Li meditava nel suo cuore, perché quel figlio doveva ancora capirlo. Aveva offerto casa a Dio, che nel suo bambino prendeva carne e sangue, e doveva capire che dando casa a Dio dava casa alla pace. Il 1° gennaio è anche la giornata tradizionalmente consacrata alla preghiera per chiedere a Dio di benedire il nuovo anno, di colmarlo di pace, una pace oggi così difficile. E Maria medita, capisce che nel suo grembo è fiorita la pace, quella pace che Aronne invocava su tutto Israele con questa benedizione: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Questa pace è Gesù, quel Gesù che noi cristiani facciamo ancora fatica a capire, e Maria ci chiede di meditare, di custodire nel cuore Gesù per capire quali sono le vie alla pace. È quel Gesù che Dio mandò come figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare gli schiavi della legge e per renderli figli di Dio, operatori di pace. Ce lo ricorda anche il Papa nel messaggio che manda tutti gli anni per il 1° gennaio, ricordandoci che la pace richiede che nessuno di noi pensi di salvarsi da solo e che tutti, per salvarsi veramente, devono sentirsi operatori di pace, prendersi cura degli altri e non pensare solo a se stessi. Che il Signore colmi questo nuovo anno di pace.